La possessione demoniaca non è una malattia riconosciuta dalla medicina o dalla psichiatria in quanto tale. Gli scienziati hanno solitamente ricondotto questi casi a disturbi psichici. Quindi non è una malattia, ci sta. È, è qualcosa però che ti fa vivere male. Quindi non sapendo bene come catalogare tutta questa roba qua, la scienza ha semplicemente detto ci sono... Dei disturbi psichici, quali isteria, mania, psicosi, schizofrenia, disturbo dissociativo dell'identità, de dell eccetera. Quindi la scienza si è, si è sempre mossa un po' in questo, in questo modo, a, par che, a parte qualche piccolo caso fuori dal coro che cerca di comprendere. Infatti, se tu guardi nello studio degli atomi, che cosa si diceva? Che c'è un nucleo, ci sono dei protoni, ci sono degli elettroni e in mezzo non c'è niente, no? niente, non lo vediamo, non c'è niente. Non lo vediamo, non c'è niente. E quindi io capisco anche questi poveri scienziati che si trovano dinanzi a queste questioni a cui non sanno dare una spiegazione. E a volte per non fare figuracce buttano tutto dentro un calderone anche se l'induismo parla di esorcismo anche se il corano parla di queste situazioni anche se Gesù eh, praticava atti di depurazione demoniaca anche se la chiesa ortodossa parla di esorcismo la chiesa protestante e chi più? chi Fammi vedere chi altro La chiesa cattolica ovviamente nella, eh, Nei Vangeli eccetera Parla di esorcismo Ma la scienza Si è trovata dinanzi a qualche cosa di incomprensibile Ma vedi nella vita Non puoi pretendere di capire tutto Perché non funziona così Però devi ascoltare E devi imparare ad ascoltare Il tuo sentire Come ti senti Acciderbolina Come ti senti Io mi ricordo quando ero entrato in connessione... C'è stato un periodo in cui ero particolarmente sensibile. Entravo in connessione con delle persone. Wow! Ero prosciugato. Non avevo più energia. Mi sentivo depauperato di tutto il mio prana. Ma ho detto, boh, chissà che cosa sarà. Dici, però, caspita, tutte le volte che becco questa persona qua, trac, mi sento così però mai potevo dire a me stesso, scienziato che studiava nell'istituto di ricerca di fisiologia veterinaria, beh, sarà un vampiro energetico, cioè non calza, non, non, non ci sta, questa... un ricercatore non può dire queste cose qui. E così ragionano la maggior parte delle persone. E in realtà il mio invito, soprattutto da quando ho iniziato a navigare nel mondo invisibile negli ultimi anni mi sono reso conto dell'importanza di ascoltare il proprio cuore, di ascoltare la voce dalla propria pancia. È fondamentale questa cosa. Ho iniziato questo percorso nel 1996. Poco a poco, sempre di più, sempre di più, connettendomi sempre di più con le piante, con un certo stile di vita, con una certa visione del mondo, e tutto il mondo scientifico di prima lentamente sgretolava e tutto acquisiva sempre più senso. Quindi la scienza veniva inglobata in una mia visione più olistica. Quindi, la scienza ha fatto dei passi straordinari e occorre ricordarsi che passi straordinari sono stati fatti anche migliaia di anni fa. E una scelta intelligente è quella di iniziare a integrare queste cose. È intelligente integrare il modello scientifico del, dell'Occidente con la conoscenza del mondo orientale, la conoscenza della scienza con la conoscenza degli sciamani, dei mistici. Ma perché non si può finalmente fare pace e integrare tutto in un'unica grande consapevolezza? È arrivato il momento, è arrivato il momento. Bene, visto che sempre più persone mi chiedono aiuto in tal senso, quindi mi dicono "Luca, come posso schermarmi da energie e influenze negative?" Perché? Perché nessuno mi aiuta e mi spiega come fare e visto che attraverso il mio ruolo da sciamano, sempre di più sono coinvolto in queste situazioni, quando devo proteggere me stesso, devo proteggere le persone che amo, devo creare degli scudi, delle barriere, eh, devo proteggere le persone che partecipano alle cerimonie, proteggo gli ambienti, chiamo eh, energie, forze, frequenze del bene affinché possano assistermi nel processo sciamanico. E quindi ovviamente non è con le mie piccole spalle che riesco a gestire una cerimonia eh, sciamanica, occorre l'intervento di forze ben più grandi di Luca. E, e quindi le persone mi, mi chiedono aiuto in tal senso. E quindi abbiamo dato vita a un percorso, gli abbiamo dato il nome di scudo. Scudo, scudo, protection, protezione. Prima cosa è proteggersi, perché così come fai l'assicurazione per la macchina, l'assicurazione per la casa, l'assicurazione in caso di furto, incendio, l'assicurazione sanitaria e quel che l'è, perché sono tutte cose materiali, è importante che tu abbia anche uno scudo, un'assicurazione per questi eventi che appartengono al mondo invisibile che la maggior parte delle persone ignora, perché il fatto che tu lo ignori... Non sai come funzioni, il fatto che la scienza non riesca a dare spiegazione a questa roba non significa che questa roba non esiste. Quindi ci sono delle accortezze da mettere in atto, ci sono dei rituali molto semplici che puoi iniziare a praticare nella tua vita. C'è un link qui da qualche parte, i ragazzi avranno messo un link, cliccalo e accedi e inizia a utilizzare queste questi rituali anche per la tua vita, per proteggere te, per fare una limpia energetica, una pulizia energetica a te stesso, a te stessa, alla tua famiglia, alle persone che ami, affinché tu possa vivere con più pace, più gioia, più felicità, più serenità e più armonia.